Si va a scuola. Si va a scuola. Ma no, come mai l'emoziona? No, mamma. Che è successo? Non lo so, perché non ho dormito. Cosa è successo? Hai fatto un brutto sogno? Alle 2 di notte, stavo sveglio. Non riuscivo proprio a dormire. Buongiorno. Sì, prenditi la tua bottiglia, il panino. Vedi, è mega volgila, vedi se non scorre. Ok. Buongiorno ragazzi, buona giornata, buon mercoledì per noi. Oggi comincia la scuola. Speriamo che ce la caviamo, speriamo che dura, perché la vedo, non lo so come la vedo, non nera però grigia, non lo so come andrà a finire. Qui abbiamo Vincenzo, pronto, sta ultimando le sue cose. Queste qua, fai vedere le scarpe che abbiamo comprato. Queste sono le scarpe di Vincenzo, queste sono le scarpe di Jacopo. Queste sono le scarpe di Crisia. Oh, Crisia si è andata a fare anche i capelli. Mamma, guarda. E queste invece, ragazzi, sono le mie scarpe. E le ho pagate queste qua 10 euro. Ma quelle le mie, ma sono. Quelle le tue, quelle le tue. Quelle grigie sono tutte bianche. Sono tutte due bianche. A me no, a me nere. Te nere, bravo, nere e grigio. Ah, è il mio corpo e quello è il mio corpo. Qui si è organizzato molto molto bene questo zaino. Jacopo praticamente tempo addietro rompe le corde dello zaino di Christian. E quindi ora, per non prendergliene un altro, avevamo sto zaino a casa. Aspetta, perché non ce l'ho qua? Perché non gli va, Christian, mo per un mese, lo che scollo, non è che ci posso accattare un grembio. Comunque avevamo questo zaino qua della Zeus. Però devo dire che è molto molto capiente e poi ha vari scompartimenti per organizzare le cose, mi piace veramente tanto. E sinceramente ragazzi, mo non so neanche quanti giorni di scuola faranno, quindi non è che mi metto a comprare il grembiule a Vincenzo, zaino a Christian, assolutamente. L'anno prossimo Dio ci pensa, cioè l'anno prossimo a settembre. Qui stamattina ha piovuto, però adesso c'è un po' di solino. Sole stamattina, poco. Però fino a poco che qua c'è lo stendino che doppia i panni, tutte le macchinine che ha buttato a terra Jacopo, vai. Cioè, okay. Fa niente, basta che veniamo, mo sistemi. Vabbè ragazzi, accompagno i bambini a scuola, sto cercando un attimo di aprire tutte le finestre prima che me ne vado. Tiro lo scarico perché i miei figli non lo tirano mai e ce ne andiamo. Ragazzi, ormai è orario di andare a riprendere i bambini. E non vi dico, sono un pochino abbattuta perché aspetto la propria fazzoletta. Qua stamattina fa proprio freddo. Comunque ragazzi, non vi dico, stamattina stavo registrando il video per TBG e praticamente dovevo cacciare fuori lo stendino, ho messo la telecamera fuori, ha tirato il vento e badabam, è caduta per terra e si è rotta la videocamera. Porca zozzosa. E quindi si è rotta quella là, comunque un po' più buona. E sono veramente nera, dispiaciuta.
e va bene così. Comunque vado a prendere i bambini, torniamo e li faccio mangiare. Insomma, ho fatto una frittatina, c'è un po' di pasta e lenticchie che è avanzata di ieri. E questo è il pranzo, mentre Jacopo uscirà direttamente alle 16 oggi. Allora, per pranzo faccio le piadine. Aspetta che la giro, opla, prima che mi scottolo. Ecco qua, con all'interno, aspettate, per i bimbi ci metto la frittata, metà di qua. Aspetta, abbassiamo la fiamma, la mettiamo di qua. E poi ci metto una bella manciata di mozzarella. Ok, e richiudo. Aspettate che con una mano è veramente complicato. Vado a richiudere il tutto. Ok. Mettiamo il coperchio e facciamo sciogliere la mozzarella. Quindi ai bimbi ho fatto questo pranzo molto veloce, ragazzi, perché poi col fatto della videocamera che ve la presento, eccola qua, questa fetentona tutta rotta. Io poi, cercando di aggiustarla, ho finito proprio di massacrarla. E quindi con il fatto che si è rotta la videocamera mi sono messa appresso a lei per cercare di rimediare, e veramente non mi sono proprio dedicata alla cucina, ma ho fatto una frittata super veloce ed ora sono andata appunto a farcirla così. Mentre per me ho schiacciato metà avocado e ci metto due fettine di prosciutto cotto e basta. Ma oggi vado a vedere un pochino sta videocamera. Ho visto Media World, ce l'ha in offerta quella là che vorrei prendere, però pure costa un bel po'. Ah, ragazzi, non ci voleva proprio. Sono proprio dispiaciuta veramente super tantissimo, non poco. Comunque Media World ce l'ha, però voglio capire poi se il prezzo tra online e negozio è lo stesso, oppure magari il negozio c'è un po' di, cioè nel, voglio dire, online c'è un po' di offerta, non lo so. Quindi voglio andare a vederla. Ma vediamo un attimo. Vincenzo, perché l'hai aperta? Ma che fai? Io... Dice mangio, Cristian è pronto. Vabbè, ora mi faccio la piadina per me. Mangiamo. E poi vediamo un po'. Sto proprio veramente male. Vabbè, sono... capitano cose molto più gravi, per carità, questa è una cosa risolvibile. Però succede sempre quando non deve succedere, no? Oppure quando magari fai altri progetti. Vabbè, fa niente. Ok, chiudiamo. Mazza che paninozzolo. Oh, 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 oh. E facciamo sciogliere un po' la mozzarella. Mi tolgo dal computer e vado a prendere Jacopo Pio a scuola, ragazzi. Sono le 3, però scendo un pochino prima, lui esce per le 4. Sti panni mi hanno rotto le palle che cadono. È per colpa loro che stamattina ho rotto la telecamera, per colpa di sti panni che stanno qua fuori. Perché io devo fare il video che devo mettere la telecamera fuori, mannaggia a me. Mannaggia, bim bum bam. Stamattina ho cambiato pure i piumoni qua ai bambini, che l'ho messa a lavare, ho messa a lavare le lenzuola. Comunque scendo un pochino prima perché vi stavo dicendo, voglio andare a sto benedetto Media World a vedere se hanno disponibile sta videocamera, oppure magari se ne trovo un'altra, oppure se prenotarla magari, che ne so, online, e poi me la portano, non lo so, mo vediamo un po'. Ok, tornati a casa. Yeah bro, yeah yeah, ninni. Che ti fa? No, okay. Va bene, Jacopo si è cattato le caramelle. Ma io non so niente cattava.
raccattato. Allora, non so se notate, ho messo anche le liner. Ma te le metto, aspetta un attimino. Allora, a parte brufolozzo, ma sono in fase proprio preciclo, mi deve venire tra pochissimo. Comunque, sono andata alla cartiera al centro commerciale per andare da Media World, tutto a posto, ho preso la videocamera e va bene così. Eccola qua, ragazzi, acquistata. E poi, mentre aspettavo una risposta via messaggio su WhatsApp, mi sono fatta un giro, ho trovato la Wycon, era aperta. E ho preso 4 prodotti, ragazzi, che questo qua me l'hanno messo proprio in quel posto, nel senso che io non sono esperta di trucco, lo sapete. Comunque, solamente sto coso ho visto dopo aver pagato, dopo che sono uscita fuori, che costa 22 euro. Cioè, la prossima volta i trucchi me li prendo con le mani mie. Questo qua l'ho pagato fondotinta True Last, perché questo qua è waterproof, 22,90 euro, ragazzi. Cioè, ma a me che me frega, cioè, troppo. Poi allora ho preso un mascara, un eyeliner, un correttore e questo fondotinta qua, che vi ripeto, me l'hanno messo proprio in quel posto, perché quando ti fai consigliare dalle ragazze, ragazzi, siete super carine, ma perché ci date sempre i prodotti che costano di più? Lo so che sono migliori, però io te l'ho detto che non lo sapevo trucco. Aspetta, comunque mi ha fatto le prove qua sopra. Aspetta, aspetta, altrimenti mamma non ti mette niente però, eh? Perché non mi piace che fai tutto questo casino. Aspetta, ho detto. Ok, mi ha dato questo qua, quindi è waterproof, è H24. Domani mi ci vado a truccare. Domani mi ci andrò a truccare. Insomma, è così. Poi magari vi farò vedere un video make up, come si trucca Deborin, e vi farò vedere appunto come mi trucco. Ho preso poi il mascara, che l'ho messo un pochino in macchina per vedere un po' com'era. Questo qua me lo so presa con le mani mia e l'ho pagato 4,90 euro. Vedete la differenza? Ora vi faccio vedere anche tra gli altri due prodotti, che uno ho preso io e uno me l'ha preso la signorina. Comunque, questo qua me lo sono presa io e l'ho pagato 4,90 euro. Questo qua ve lo faccio vedere per chi magari gli piace il trucco, insomma, che ne capite, non lo so. È normalissimo, confezione normale, e lo scovolino, se non erro si chiama così, è così. No, non ce lo metto a fuoco, aspetta un attimo, eccolo qua. No, niente. Ehi, metti a fuoco qui, aspettate, facciamo così. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Questo è lo scovolino, così. Comunque l'ho messo e mi sembra buono. Comunque 4,90 euro, ottimo prezzo. Vedremo come sarà addosso. Ed ora, un prodotto l'ho preso io e un prodotto me lo sono fatto consigliare. Il prodotto che ho preso io è un eyeliner, l'ho pagata 5,50 euro. Ed è questa qua. Questa qua è l'eyeliner che ho preso ed ho anche provato, e devo dire che è veramente super wow, mi piace veramente tanto, perché ha il pennellino duro e si mette veramente a meraviglia. Questo è il pennellino, ma ve lo faccio un attimo vedere. È bello duretto, non me lo metto a fuoco, comunque sì, vabbè, è questo qua. È bello duro, quindi dovrei imparare a fare la puntina, speriamo. Mi piace tanto quel po' di finale, insomma, un pochino a punta. E questo è il prodotto che mi hanno preso e consigliato, e l'ho pagato 12,90 euro, ed è il correttore. Comunque, tutti i prodotti che avevo terminato. Basta parlare, ho finito. E niente, vabbè, questo qua è il correttore che mi hanno consigliato. Mi ha fatto sempre la prova qua, mi ha messo il fondotinta sopra. E, non so che numero sia, 02 Favre. Non so se si legge, spero di sì. Vabbè, comunque. Niente, ragazzi, questo è quanto. Telecamera presa, ho preso anche il trucco. Ed ora basta. Mamma mia. Ya, che c'è? Jacopo si è preso le caramelle.
Che vuoi? Comunque ho messo il liner, devo dire che l'applicazione mi è piaciuta tanto, l'ho saputa mettere, mentre quelle là che avevo io con il pennellino morbido facevo tutti sfregi. Mo vediamo domani mattina come va. Però per esempio, vedete, già sono riuscita a fare la punta. Vediamo un po' se faccio così. Ah no, si leva. Oh, pensavo che era pure questo waterproof. Però questo qua non è waterproof. Ho sbagliato. Vabbè, cavolo, mi frega, tanto non andrà più da nessuna parte. Allora, ok, ora sto registrando con la nuova videocamera. Mi sembra molto 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 carina. Mandate tutti i camelli. No, tutte no. Vabbè, mo quindi sistemo tutto sto patatrack di casino che c'ho. E poi, dove sta la borsina delle caramelle? E non c'è caramelle. Le mangiate tu? Se ti viene mal di pancia e piangi, ti faccio sentire. Guarda, è proprio una cosa assurda. Comunque, vabbè, sistemo tutto adesso, va. Ho messo un attimo, ho perso un attimo un pochino di tempo per vedere la videocamera. Però tutto perfetto, dai. Per cena stasera ho fatto questa salsiccia qua a Luganega, che era congelata. L'ho fatta scongelare prima con acqua e poi si è rosolata. Di qua ci stanno i piselli. Ed ora, i piselli erano questi qua. Ed ora ho queste patatine da forno. Cosa faccio? Vado a mettere un pochino di olio, questo qua spray, all'interno della teglia. Ecco, faccio capire meglio. Però bisogna sempre sbatterlo. Questa è la cosa che mi sfugge di costruzione, altrimenti. Ok. E ci butto le patatine dentro. Ok. Facciamo un'altra spruzzatina sopra. E vado a mettere in forno. E tra poco siamo pronti anche per mangiare. Qui dopo devo piegare anche le lenzuoline che si sono asciugate. E niente ragazzi, fa freddo. Prima ha piovuto pure un pochino. Figuratevi che ci sono altre volte i termosifoni. Che vuoi? Eh? Aspetta, fammi vedere che vuoi. Io sto un attimo di là a finire il video e ogni tanto vengo di qua a vedere che cosa succede, perché quando non sentite i bambini c'è qualcosa che non va. E quindi quando non li sento vengo un attimo in cucina a vedere cosa stanno facendo. Fai vedere mo cosa ti mangi. Kiwi. Come si chiama? Kiwi. Kiwi. Il kiwi per Pio. Io ho messo anche un pochino di zucchero sopra. Vediamo un po' se gradisce. C'è Alvin a tutto volume. Com'è? Buona. Mastica, eh? Scusate, io ho tutti i capelli. Io ragazzi, quando i bambini mangiano c'ho sempre il terrore. Soprattutto quando sono piccoli. Ma pure quando sono grandi, subito vado in ansia. Jacopo, dagliene uno. Subito vado in ansia, subito vado in panico. E ho sempre molta paura quando mangiano, veramente. Mi cavo proprio sotto. Ragazzuoli, anche quest'altra giornata è terminata. Jacopo si è tolto la maglia e ha detto che è bagnata. Aia, oh. Metti sotto il coperto, fa casino. Niente, vabbè. Ci vediamo. Oddio, fermo, ci vediamo domani su DBG, sempre se Dio vuole. E qui su Famiglia Campora, ragazzi, ci vediamo lunedì con una nuova settimana e con dei nuovi giorni. Vi mando un bacione super grandissimo e ci vediamo appunto al prossimo vlog. Ciao!